so chi lo dica, perché è difficile vedendomi che sembro ancora con la pancia piena, avrei un fisico leggermente diverso. No, non lo sono per niente, e anche quando abbiamo vinto devo essere sincero che l'idea era sempre al domani, non è mai nel momento che vinci. Se ho capito bene da quello che diceva prima, comunque quindi l'idea è quella di tenere gli uomini di mercato come possono essere Handanovic, Guarin, di ripartire da loro? Sì, sì, no, ma questi sono giocatori che sono stati fondamentali, diciamo Handanovic soprattutto. Guarin è fondamentale nel potenziale, cioè Guarin dà l'impressione che possa essere il giocatore più forte che ci sia in circolazione e deve avere continuità. Ripeto una cosa che mi sembra che sia stata evidente, ma che comunque forse anche è un'idea soprattutto mia. Abbiamo avuto troppi infortuni per poter dare un giudizio sul tecnico che sia un giudizio pulito, semplice, facile, perché le sconfitte sono state un numero tale che uno avrebbe veramente la facilità di dare un giudizio purtroppo non positivo, magari dovuto anche a inesperienza. Ma però purtroppo tutti questi infortuni mi hanno messo in condizione di lavorare in una maniera talmente difficile che diventa difficile anche dare un giudizio negativo. Voce su Mazzarri, senza chiederle se ci sono stati dei sondaggi, che immagino la risposta, ma ci può dare un suo giudizio? Sarebbe eventualmente, se non ci fosse Stramaccioni, un tecnico da Inter che vedrebbe bene all'Inter? Guardi, non faccio nessun tipo di ipotesi perché stiamo pensando al nostro allenatore e non voglio pensare ad altre ipotesi.